Check. La scarsa professionalità che mi contraddistingue mi ha portato oggi a fare questo video velocissimo di un unboxing, praticamente di un acquistone che ho fatto solo dopo 4 anni di montagna e 4 anni di trekking, ma vediamo un attimo di fare una piccola premessa. Quella che vedete qua dietro, sì lo so, è una lampada fighissima fatta a mano dal mio amico Giuseppe, è spaziale, ce l'ho solo io. Per il momento. Comunque, passiamo alle premesse. Per come la vedo io, ci sono 3 cose fondamentali da avere per andare in montagna in sicurezza, per andare in montagna, insomma, con un certo livello di comfort. E queste sono le stesse 3 fondamentali cose sulle quali penso di investire, di dover investire quando penso ad attrezzatura da trekking, alpinismo ed escursionismo in generale. Punto primo, investite sulle scarpe. Punto secondo, investite sullo zaino. E punto terzo, ma non per importanza, investite su questo. Allora, coltello. Coltello trovato nella Valle dell'Orfento durante la seconda tappa del Sentiero dello Spirito, mi darà una mano ad aprire questo pacchettino. Ci spostiamo un attimo sulla scrivania, tra l'altro il parco mi ha mandato pure il loro calendario 2022. Prima di tutto eliminiamo i documenti sensibili, questi sono fatti miei, dove vivo. Allora, vi dicevo, questo è uno di quegli acquisti per il quale vale la pena spendere soldi e vale anche la pena parlare di qualità, nel senso che stiamo parlando di un oggetto che probabilmente farà la differenza sia nell'organizzazione. Sto avendo serie difficoltà, vabbè, facciamo in un'altra maniera. Un acquisto che ho fatto sul sito di Campobase Outdoor Equipment di Roma. Praticamente mi sono affidato al mio amico Pierre, che ha anche un codice sconto se vi interessa. Vi lascio i dettagli in descrizione se riesco ad aprirlo. Tra l'altro, vabbè, volevo fare l'unboxing carino invece. Spettacolare, comprato della banana. No, in realtà il contenuto è qua dentro. Praticamente ho comprato più o meno un cuscino. Poi fammi vedere che c'è qua. Ovviamente la fattura con scontrino. Sì, ok, è proprio lei. Raga, Bam, Garmin E-Trex 32, GPS, satellitare, navigatore satellitare. Vi spiego perché l'ho preso. Molti si affidano alle applicazioni, molti usano il telefono, GPS da polso, orologio, smartwatch per le loro escursioni, ma io sinceramente non mi sono mai fidato, tra virgolette. Lo so, ci sarà una polemica riguardo in tutto questo, ma sono scuole di pensiero. Perché ho preso un GPS? Perché spesso vado in montagna da solo e mi piace sicuramente tenere traccia dei miei giri. Comunque, se vogliamo, è pure un dispositivo di sicurezza, nel senso che voi avete la rotta qui. Non potete sbagliare sentiero, soprattutto ci sono certe zone qui in Appennino abruzzese che sono poco segnate, e dato che più passa il tempo e più sto cercando di allontanarmi dalle montagne più frequentate, insomma, ho fatto un investimento. Questo è un investimento sia per la felicità, ma anche per, soprattutto per la sicurezza. Ma comunque, poche chiacchiere, non è una recensione, non è una review di quelle super dettagliate, perché è la prima volta che prendo un dispositivo del genere, devo ancora imparare ad usarlo e non è semplice. Vabbè, comunque, vediamo un attimo che cosa c'è dentro, facciamo una prima accensione, non lo so, lo sto aprendo la prima volta adesso. A parte
averlo visto un paio di volte con Pier, giustamente lui me l'ha consigliato, ho visto che è molto semplice da usare ma comunque è super affidabile, quindi ho scelto questo modello qua. Ripeto, non è assolutamente una recensione. Cavetto USB per la connessione al computer. Tra l'altro bisogna scaricare un programma gratuito che trovate sul sito Garmin, che si chiama Garmin Basecamp, per poter utilizzarlo e tenere traccia dei vari percorsi. Mi sembra di aver capito, questi ce li dobbiamo studiare, sono i libretti delle istruzioni, perché se no non andiamo da nessuna parte fondamentalmente. Oh, yes. Oh, spettacolo, spettacolo. Questo è un video ASMR. A parte che diciamo che è abbastanza discreto come dimensioni. Questo è il GPS, non è touchscreen come il modello 35, però abbiamo i tasti laterali, menu, frecce di navigazione, mini joystick qui in alto per zoomare, mi sembra, la mappa e comunque navigare all'interno del menu, tasto di accensione e tasto back. Sul retro troviamo il portachiavi, dove andrà sicuramente montato un moschettone, quindi lo aggancerò allo zaino. E poi da qui in teoria si accede con molte difficoltà, no, si accede all'entrata USB per la connessione. Vabbè, parte inferiore il solito occhiello per portachiavi, laccio, ok. E ora devo capire come si apre. Allora, vediamo un po'. Continua a rimanere oscura questa cosa. Non vorrei romperlo. Ah, mi raccomando, le pile non sono incluse, attenzione. Ok, la batteria, sì, ruotare. Il D-ring in senso antiorario, quindi sollevare il coperchio e rimuoverlo. Quindi ok, questo è il D-ring, sì. Ah, ok, figo. Perfetto. Vabbè, all'interno c'è il vano batteria con la possibilità di inserire una micro SD. Ma io direi, prima di uscire di casa, comprare due batterie nuove, comprare una micro SD che dovrei avere tra l'altro, c'è uno spellicolamento, no? Sinceramente volevo farvi vedere la prima accensione, ma dubito che in questo video ci riuscirò, perché a parte le pile che mancano, dice che devo uscire fuori all'aperto, lontano da fonti magnetiche, per calibrare la bussola. Comunque leggiamo un po' le specifiche, magari qualcuno può interessare. Allora, durata della batteria intorno alle 25 ore, display da 2 pollici, peso 141,7 grammi, è abbastanza idrorepellente e viene venduto con le mappe topo active precaricate. Vuol dire che dovete semplicemente scegliere la zona, in questo caso la mappa europea, e dovreste avere la maggior parte dei sentieri a disposizione. Dice anche che resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 metro per 30 minuti. Direi che non resta altro che provarlo. No, non si può usare per fare chiamate. No, vabbè, a parte gli scherzi, video super breve come sempre. Mi era appena arrivato il pacco, quindi lo volevo aprire insieme a voi per rendervi partecipi di questo mio grande acquisto in tema outdoor. Quindi la grande novità in tutto ciò è che da oggi in poi nella descrizione del video troverete, cercherò perlomeno di essere puntuale nel caricare tutte le tracce e tutte le informazioni utili. Quindi se avete voglia di curiosare un attimo, magari fare lo stesso giro che ho fatto io, vi basta cliccare sulla traccia, insomma, poi la mettete un po' dove volete. Praticamente ho trovato un paio di pile raccattate qua e là, sono le stilo normali AA, quindi vabbè, meno, positivo, negativo, e vediamo un attimo che succede. Ho visto che per accenderlo c'è il tasto qui sulla destra. Lo premo. Ok, quindi abbiamo il linguaggio al quale si accede con la freccetta, mi pare. Scegliamo italiano, che è già complicato di suo, e clicchiamo. Questo è il menu principale,
con tutte le varie facce, quindi calcolatrice, sole e luna, caccia e pesca, condivisione, cioè un botto di impostazioni. Proviamo a cliccare impostazioni qui, sistema, schermo, mappa, toni, tracce, sequenza pagine, unità, va, direi che è abbastanza vasto come menu. Vado a impostare l'unità di misura, sistema e velocità metrica, profondità metri, temperatura direi Celsius, pressione millibar, e lascerei tutto diciamo come sta predefinito. Ok, la prima accensione è stata fatta, è abbastanza complesso come dispositivo, ma più che altro devo prendere ancora confidenza con il menu e soprattutto devo calibrare la bussola prima di iniziare ad utilizzarlo, cosa fondamentale, ve lo ripeto ancora. Quindi niente, vi volevo far vedere l'accensione, la calibrazione della bussola, ma non ci sono riuscito perché dovrei uscire all'aperto e sinceramente mi si sta facendo tardi, quindi lo faccio durante la settimana, vi faccio sapere, anzi se volete aggiornamenti riguardo l'ultimo acquisto vi invito a seguirvi su Instagram, dove sicuramente possiamo scambiarci due chiacchiere, anzi fatemi il favore di darmi una mano, scrivetemi anche nei commenti se avete lo stesso dispositivo, se avete qualche consiglio utile soprattutto su come utilizzarlo all'inizio, le prime volte. E poi direi che lo proverò in montagna, spero questo fine settimana. E direi che siccome è quasi ora di cena, inizierò a litigare con il mio nuovo Garmin questa sera. Perciò niente, grazie per aver visto il video. Spero l'unboxing vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con un'escursione e sicuramente le prime impressioni e il primo test.